Tre squadre e tante associazioni con un'unica missione: aiutare i piccoli affetti da autismo. Al campo Capocasale di Bari, le rappresentative del comune, dell'associazione Seconda Mamma e del Monte dei Paschi di Siena si sono sfidate in un triangolare di calcio per raccogliere fondi in favore dell'associazione ASFA. È stato bello perché la rete cittadina si mette in moto spesso. Oggi c'era il comune di Bari, Monte dei Paschi di Siena e un'associazione Seconda Mamma che hanno aiutato un'altra associazione, l'associazione dell'autismo, che fa un lavoro straordinario in città ma anche nel resto dell'area metropolitana. Oggi è stata una giornata di solidarietà. Grazie ai contributi che ci stanno donando potremmo aumentare il nostro salvadanaio per realizzare un meraviglioso progetto che ci auspichiamo diventi presto concreto, che è quello della realizzazione della Casa di Pandora con la collaborazione della Fondazione dei Bimbi delle Fate. Per chiunque si voglia rapportare con noi, aiutare, sostegno anche per sensibilizzare il tema sull'autismo, potete trovarci ai nostri contatti Facebook. La nostra fata è Vittoria Morisco e siamo a disposizione per tutti quanti voi, anche per tutte le ulteriori iniziative di raccolta fondi che stiamo organizzando. Ringraziamo comunque la Presidente dell'Unione USPI Veronica Dauria, che ci ha ospitato, ha chiamato l'ambulanza, ha fatto in modo che tutto funzionasse alla perfezione. Un altro esempio di rete l'ha fatto Maltea, che ha messo a disposizione gratuita degli animatori che hanno veramente animato la partita rendendola ancora più carina. Ringraziamo tutti i consiglieri che sono venuti. Oggi è un sabato mattina, è stato anche complicato perché in questo campo a 11 non è facile giocare. Noi continueremo a fare rete, a lavorare per gli altri, per noi stessi, per le famiglie che aiutiamo.